Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video tutto tech. Oggi vi voglio presentare delle funzioni particolari per quanto riguarda gli Echo Show. Sono quegli Echo che hanno anche lo schermo, quindi ci danno la possibilità di dare sia il comando vocale sia il comando touch. Quindi toccando lo schermo abbiamo la possibilità di utilizzare le molteplici funzioni di questi dispositivi. Vi ricordo che si può vedere tutte le piattaforme tipo Netflix, Amazon Prime, quindi tutte le serie TV, video, film, eccetera, eccetera, anche YouTube e tante altre cose. E vi voglio mostrare delle funzionalità che hanno questi prodotti e che magari non conoscete. La prima che andiamo a vedere è quella che secondo me potrebbe essere utile se per caso state guardando sul vostro Echo un regalo da fare a qualcuno. Magari proprio quella persona entra all'improvviso nella stanza. Noi abbiamo bisogno di non far vedere che cosa stavamo guardando sul nostro Echo e ci basterà semplicemente procedere in questo modo. Ora ho aperto il sito di YouTube, ma potrebbe essere anche ad esempio Amazon, perché c'è la possibilità anche di navigare in internet col nostro Echo Show. Quindi entra la persona all'improvviso, a voi basterà dire spegni lo schermo. Lo schermo diventa nero, quindi la persona non può vedere che cosa stavate guardando in quel momento. Per poter riattivare lo schermo vi basterà semplicemente dare la parola di attivazione oppure toccare lo schermo e tornerà naturalmente alla pagina che stavate visualizzando. Altra funzione molto comoda che di solito non viene mai utilizzata, ma se lo avete a portata di vista è molto utile, è quello delle note. Abbiamo la possibilità di creare dei post-it direttamente sullo schermo del nostro Echo Show. Basterà semplicemente dire nuovo sticky. Ok, cosa dovrebbe dire la nota? Ci chiede che cosa dovrebbe dire la nota. Adesso lo segnerà. Ok, ho salvato la nota. E quindi avete creato la vostra nota. Facendo scorrere lo schermo potete andare a visualizzare le note che avete creato, quindi avrete tanti post-it creati sullo schermo del vostro Echo. Altra cosa che potete fare è chiedere magari di poter vedere un film o una serie TV. Basterà semplicemente dire salvate il soldato Ryan. Sto cercando salvate il soldato Ryan da Netflix. Trovato il film che cercate, avete la possibilità di visualizzarlo, quindi vederlo comodamente, oppure se non vi va bene Netflix, perché magari non avete l'abbonamento ma avete Amazon Prime, vi basterà prima dire di aprire Amazon Prime e poi di fare una ricerca su Amazon Prime del film che volete trovare. Se poi vogliamo abbinare il nostro cellulare via Bluetooth col nostro Echo Show, vi basterà semplicemente dire abbina il mio telefono. Non so se l'avete sentito, ho detto connessione ad iPhone riuscita. Se per caso avete problemi in questa configurazione, vi basterà andare nelle impostazioni del vostro cellulare, nella voce Bluetooth e nell'elenco dovrete trovare Echo Show, in questo caso 8, piuttosto che quello che avete. Ci cliccate sopra e avverrà la connessione. Colgo l'occasione per dirvi che in questo momento che sto facendo il video, quindi poi non so quando voi guardiate il video, se ci sarà ancora questa offerta, ci sono gli Echo Show 5 di seconda generazione in offerta, da 84,99€ a 54,99€. Quindi avete la possibilità di acquistare un prodotto che è leggermente più piccolo di questo e che vi dà molte possibilità di poter essere sfruttato anche ad esempio sul comodino della camera da letto piuttosto che in cucina. Abbiamo poi l'Echo Show 8 di prima generazione, quindi medesime dimensioni, con qualche caratteristica in meno. Abbiamo messo qui un video nel canale, lo trovate, vi basterà scorrere, trovate il video di comparazione tra l'Echo Show di seconda generazione e quello di prima, da un prezzo di 109,99€ a 79,99€. Vi metto qui sotto il link in descrizione per poter acquistare gli Echo Show in offerta. Spero che questo video sia stato utile per scoprire qualche altra funzionalità dei nostri Echo Show, perché hanno una potenza veramente incredibile questi prodotti. A volte sono sottovalutati o comunque non vengono sfruttati al massimo, al pieno della loro potenza. E spero che con questo video vi ho fatto scoprire qualcosina in più. Per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi!